veramente una beffa la chiusura del teatrino delle beffe, anche perché la gioia, la letizia dei bambini, mio nipote che oggi compie 5 giorni mi ha detto: zio, io assolutamente voglio andare al teatrino delle beffe, non mi potete sottrarre questa meraviglia. E io mi impegno davanti a mio nipote, per quello che posso, a difendere il teatrino delle beffe. Quando chiude un teatro, chiude la vita, chiude un pezzo di mondo. Viva il teatrino delle beffe! Buon anno, un anno con il teatrino delle beffe, anche il 2016 e il 2017-2018 ad libitum. Grazie.